bella macchina. Tu dire bene, io avere bella macchina, io essere uno buono. Ora porterei te in migliore ristorante di pianeta. Ma perché non andiamo direttamente a casa tua? Benvenuto in mia casa! Ora io creo l'atmosfera! Ok. Questo è il migliore whisky di pianeta! Cosa cazzo? Le immagini dell'asteroide gigante ci lasciano senza parole. Lo stupore della comunità scientifica ci fa capire che forse non c'è più speranza. Sembra proprio che il pianeta Terra sia arrivato alla fine dei suoi giorni. Da! Vladimir! Aiutami, Vladimir! Dove sei tu? Calmare! Dove sei? Vladimir! Sono il tizio che hai incontrato al ristorante. Portami l'alieno. Via Giovanni Patturelli, numero 9. Primo piano. Cosa cazzo vuole? Cosa ferma!
Ma tu cosa cazzo volere da me? Liberare lei? Mi hai portato l'alieno. Ma che cazzo ti avevo detto? Io non sapere dove essere alieno. Lui scappare. 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 Noi avevamo una questione in sospeso. Aspettare, aspettare. Io potrei aiutare te. Però liberare Beatrice. È troppo tardi. Mi dispiace. Papà, fermati! Che cosa ci fai qui? Vattene! Non vedi che sto facendo tutto questo per causa tua? Tu e me che volevi? Tu, bastardo! Tu e la tua razza di merda! Togli immediatamente il naso dalla pancia di mio figlio! È un ordine! Ascolta! C'è un motivo per cui tuo figlio ha un naso sulla pancia. Già da tanto tempo, io e mia madre eravamo a conoscenza che tutti i pianeti che ospitano la vita sarebbero stati distrutti da una pioggia di meteoriti. Partimmo così alla ricerca di pianeti che non venissero colpiti dagli asteroidi giganti. E ne trovammo uno in particolare. L'aria di questo pianeta poteva essere respirata da nostra razza grazie al nostro naso su pancia. Ci siamo salvati da distruzione di pianeta, dicemmo, ma c'era un grosso problema. Cibo del nuovo pianeta era commestibile solo per una strana razza, poi essere umane. Così mia madre ebbe geniale idea di fecondare esseri umane per creare ibridi con naso su pancia e con apparato digerente umane che potesse sopravvivere su un nuovo pianeta. Mia madre ha fecondato tantissimi uomini, ma solo pochi hanno prodotto un ibrido completo. Per questo non posso togliere il naso da pancia di tuo figlio. Lui è importante per preservare vita in universo. Aspetta, questo significa che su Terra morire tutti? Sì! E allora cosa cazzo ho fatto prendere la zombie se tu già sapevi tutto questo? Tu mi servivi solo per recuperare Natasha. La questione del razzo era solo per darti
Speranza! Aline! Ma vaffanculo! Ora vieni con me! Non c'è più tempo! No, papà, io resto con te! Ma è mai possibile che incontrare tutti i scemi in mia vita? Tu dovrai andare con Aline! Tu dovrai salvare vita! Muovere! Aspetta. Va, figlio mio. Dopo tante sofferenze, forse è questo il tuo destino. Grazie! Ma levo dracca! Oggi è ultimo giorno su Terra. Tu volere passare con me? Vladimir, abbiamo avuto una vita intera per passarla insieme. Ed oggi, l'ultimo giorno della nostra vita, vorresti passarlo con me? Mi dispiace, per me no. Passate con te, fare capire a me che essere diverse è positive. Diversità ha permesso che vita continuare. Se essere tutti uguali, essere già morti. Da Svidania.
tieni. Raga, ma immaginate avessimo un solo naso. Come dire, un solo braccio, un solo orecchio. Se avessimo una sola di queste cose, saremmo degli alieni. Raga, eppure vi immaginate se stessero davvero gli alieni? Ma quali cazzi alieni?